Maestra a guidare i miei primi passi di ricerca è stata la materia stessa che poi ho usata per il mio lavoro, vale a dire la stoffa, a causa della sua natura ambivalente fra natura e cultura. Sono stata giovane in un'epoca in cui si stava a casa e in casa si cuciva, si rammendava, si ricamava. Le stoffe erano onnipresenti in tutte le faccende domestiche. La tovaglia un po' logora diventava 12 tovaglioli, si rivoltavano i cappotti, le tende di seta si mutavano in vestiti da sera, le vecchie lenzuola diventavano bende e le vecchie bende stracci. Mettiti nei miei panni, si diceva, per chiedere a qualcuno di capirci, implicando che le stoffe contenevano sempre non solo i nostri corpi, ma anche i nostri sentimenti. Tutti questi traffici devono aver avuto su di me un potere incantatorio e mettere insieme una collezione forse è stato il tentativo di fissarlo. Usare il tessuto come materia prima per fare arte non era come avvalermi di pennelli, colori, essendo il tessuto già un prodotto d'arte, carico di una propria storia, ricchissimo di connotati storici, simbolici e filosofici. Un reperto archeologico di 30.000 anni fa è identico a un tessuto dei nostri giorni, vale a dire un insieme di fili incrociati in opposizione. Una struttura, la realizzazione materiale di un concetto astratto. I primi gruppi umani sedentari la inventarono, non mediante gesti violenti e immediati, ma in base ad un progetto, un calcolo. Il risultato fu un miracolo dell'ingegno umano, sempre identico. I viaggi in Oriente sono stati per me fruttuosi. Ho potuto assistere e avvicinarmi a modi di vivere, mangiare, pregare che risentivano di culture antichissime, ancora vibranti di vitalità. Il viaggio, anche se fatto in fretta e distrattamente, è sempre uno spostamento del nostro punto di vista. Non più confortati dalle pareti domestiche e dalle abitudini, i nostri occhi hanno uno sguardo disarmato e meno protetto. Rendermi conto di tutto ciò è stato un lento tragitto e ha connotato i miei procedimenti. Le mie opere sono soprattutto un atto di devozione, il tentativo di inneggiare a questa meraviglia dell'ingegnosità umana, concepita migliaia di anni fa.